Verdi. Colombo. Due su di lui. Azione regolare, dice l'arbitro. Mudeung, attenzione, palla per Bwalya, tiro e inevitabilmente passa in vantaggio lo Zambia con il tiro di Kalusha Bwalya al 40° del secondo tempo, del primo tempo. Kalusha Bwalya porta in vantaggio lo Zambia ed è un vantaggio, occorre sottolinearlo, pienamente meritato. Rivediamo ancora questa azione, vedete il sinistro di Kalusha Bwalya solo sfiorato da Tacconi, la palla in gol. E evidentemente Kalusha Bwalya, che sta per battere, viene in avanti anche Belu, temibile colpitore di testa, viene preso in consegna da Ferrara. Peppato Tacconi dal tiro che però probabilmente gli azzurri ritenevano fosse di seconda. Tutti gli azzurri stretti attorno all'arbitro, che però non recede dalla sua decisione. Hackett convalida il gol 2-0 per lo Zambia, ancora Kalusha Bwalya al sesto del secondo tempo. Vedete Bwalya che batte a rete assolutamente, gli azzurri non intervengono, a meno che tutti i tacconi. Bomba. Bwalya. Mudeung. Arriva a sostegno l'altro Bwalya. E segna! Jonson Bwalya, 3-0 per lo Zambia, incredibile, Jonson Bwalya. Tiro probabilmente deviato che scavalca Tacconi fuori dai pali, rivediamo, vedete si tratta di Jonson Bwalya, Tacconi viene inesorabilmente scavalcato dal pallone, va maturandosi un risultato che farà epoca perché una formazione nazionale italiana giocano con una padronanza incredibile. Germania ha battuto 4-1 la Tunisia, intanto attenzione, c'è ancora Bwalya, Bwalya e segna il 4-0, tripletta personale di Kalusha Bwalya, 4-0. Per un'incredibile batosta del calcio italiano ad opera del calcio dello Zambia. 4-0. Ha segnato 3 gol Kalusha Bwalya e un altro gol Jonson Bwalya, probabilmente con la complicità di una involontaria deviazione di